Marcello Dell'Utri sulla morte di Pasolini, questo glielo posso chiedere, che idea si è fatto? Invece, se c'è una relazione adesso tra le... Ma io non posso dire il suo fatto di idea perché lo conosco bene, non è che me ne fossi occupato prima. Penso che chi se ne è occupato ha espresso già un parere su questo, cioè che le morti di Mattei, di Mauro e addirittura di Pasolini possano essere collegate, possano. Potrebbe Quindi essere. potrebbe esserci un giallo, ma non sono una persona in grado di. Cosa possiamo imparare da Pasolini? Che era un irregolare, no? Sono quelle figure che un po' piacciono anche a lei, cioè quelle persone un po' fuori Erasmo da Rotterdam, non li voglio equiparare, assolutamente, però dalla parte, cioè lei è più attratto dalle persone fuori dai meccanismi, fuori dai sistemi culturali, dagli outsider, se mi posso Ma dire. no, Non io è così. no, non è così. Pasolini era un genio assoluto, un genio letterario, un genio cinematografico, uno che era scrittore, Ma è critico, antisistema. saggista, regista cinematografico. Era geniale Pasolini, quindi non, cioè, io ho un'ammirazione sconfinata per Culturale, andrebbe rivalutato o è abbastanza Pasolini. No, non valutato? è Ah, abbastanza, non è mai stato. Abbastanza, ci sono dei pregiudizi, ci sono stati in un paese come il nostro, così, diciamo, cosiddetto, poi non è vero, cattolico, la sua, diciamo così, presunta, anzi, poi dopo ha dimostrato che è più religioso degli altri, nel senso che ha capito tante cose, basta vedere il film Vangelo secondo Matteo, per credersi su tutto. E cioè la sua omosessualità, dati i pregiudizi del paese, sono stati uno dei fattori negativi di giudizio su Pasolini. Ma non c'entra niente, Pasolini è un genio assoluto, assoluto, che andrebbe studiato, valutato. Guarda, io sto leggendo proprio in questi giorni una sua antologia, descrizioni di descrizioni, che sono brevi pagine su ogni argomento. Ma la sua capacità critica di analisi, non solo della letteratura, della situazione politica, sono cose straordinarie. Cioè, andrebbe studiato altro che. Perché la sinistra l'ha abbandonato? Perché a parte che durante in vita gli davano del pedofilo, parlo della sinistra, della checa, eccetera, a parte questo. Però perché negli anni l'intelligenza, secondo lei, l'ha un po' mollato del centro, della sinistra? Per questi motivi? Perché no? Ma anche perché aveva un giudizio critico tutto suo, che non era quello che era, diciamo così, dei diktat ideologici che arrivavano da Mosca. Quindi era un uomo indipendente, per lui troppo scomodo, anche per una sinistra che aveva tutto prima l'interesse di coltivarlo. Sul fronte pasoliniano, quindi ci sarà questo e qui andrà avanti nella sua battaglia culturale? Sì, c'è, assolutamente, sì. Io, ecco, tanto c'è a Milano una mostra bellissima di foto inedite Andiamola a su vedere. Pasolini, vale la pena vederla e poi mostriamo il fondo di letteratura del Novecento, quindi tutti i suoi scritti. Ultima cosa e poi la lascio veramente e la ringrazio per questo tempo. E Palermo, adesso senza entrare nelle tappe, quando finisce questa storia? Cioè quando è che lei nel bene, speriamo, o nel meno bene si può liberare? Da E Palermo, che sensazioni ha? Scusi. ma guardi, io avevo una sensazione anche Positiva. tutto sommato positiva, non pelato, perché poi potrebbero anche darmi l'ergastolo, ma il collegio giudicante non è fatto di personaggi politicizzati, quindi questo posso dire, anche se mi dovessero condannare, non dirò mai che sono stati dei giudici politicizzati. Per cui, siccome mi sembrano delle persone normali, io potrei anche sperare in una sentenza, diciamo. Però la mia paura è che ci sia una eccessiva influenza da parte dell'ambiente, quindi della procura della Repubblica di Palermo, il famoso imbroglio che incombe sempre sul mio processo, pur avendo finito il suo compito con l'accusa di Che è criminale. diventato, se mi permetto, dalla tecnica della comunicazione, anche grazie a questo processo, un personaggio a TV. Sì, È andato da Monica Setta, è andato da San... Cioè, questa cosa l'ha lanciato anche un po'. cosa che appunto non dovrebbe fare un magistrato, ma qui si tratta di un PM e oggi il PM è consentito.
Comunque è difficile, cioè è vero che lei fa ben essere prudente, però dimostrare quelle cose che sono state dette da Ciancimino, a parte che lui stesso non è in grado di dimostrarle, a parte che, scusi, ve lo dico perché i legali, i suoi legali l'hanno detto, i soldi di Ciancimino padre, noi non sappiamo, perché nessuno indaga su questo signore che dall'alto vedo su Vanity Fair, fatto un'intervista, cioè è una cosa, diventa un personaggio. Allora, A, il tesoro di San Ciancimino perché nessuno indaga, B, come fanno a dimostrare, non lo dovrei chiedere a lei ma ai giudici, ma mi sembra difficile di saldare questa cosa qui nella sua persona. Ma non è difficile, è impossibile, perché non esiste, perché non c'è, cioè, quindi inventarselo non sarà una cosa fatta. Però lei dice, sono speranzoso ma prudente. No, dice. Sono prudente perché c'è questa influenza della procura sul... Però non è stato ammesso Ciancimino, mi pare. Ancora no, però domani c'è un'udienza a Palermo nella quale la Corte d'Appello deciderà se ammetterlo o meno. Se la... Io oggi, oggi devo dire, spero che lo ammettino, perché non devono ammetterlo? Lo ammettessero, e così si vede che viene al processo, mi allungherà i tempi, purtroppo, di qualche mese, però forse vale la pena. Quindi domani decidono solo se lo ammettono o no? Sì, sì, infatti domani va giù il conto di andarci a Palermo. Sì. Madonna che stress. Però Palermo è la mia città, ci vado sempre volentieri, anche se vado per un processo incredibile. Quando sbarco a Palermo, aria di mare mi fa bene. Mm. Beh, anche poi adesso, dopo i problemi... Quindi lei si augura che comunque... No, io penso che la metteranno e fanno bene. E non è un problema per lei? No, no, anzi, può essere un vantaggio, nel senso che viene lì e si vede una volta per tutte, si capisce, tutte le ragazzate. Bene, noi senatori la ringraziamo, seguiremo anche questo... Seguirete anche questa udienza? No, non me ne frega niente. No, seguiremo le sue attività, grazie, il suo, la mossa del Ligo a Milano, tutte le sue attività, e la ringraziamo e le facciamo in un bocca al lupo.